Ciao tesori e tesore, non potevo non fare questo video. Ora vi spiego perché. A parte che lo dedico alla mia carissima amica di Facebook del gruppo Creatrici del Mondo. Ma io come devo fare con te? Appena tornata ho trovato una sorpresa grandissima, cioè un pacchetto e voi non sapete come andate, adesso vi dico tutto. Io avevo chiesto a lei se mi poteva realizzare queste perle. Naturalmente le avrei pagate. Lei si è rifiutata il pagamento. Mi ha fatto una sorpresa che nemmeno potete immaginare. Cioè, io volevo fare delle realizzazioni con le perle in fimo e siccome non sono in grado di lavorare il fimo in modo come vedo fare a tante persone, ho provato in passato, ma non ho visto ottimi risultati, anzi, tutt'altro. Vi faccio vedere cosa mi ha realizzato. Guardate che belle perle. Cioè, mi ha fatto una sorpresa enorme, veramente. Ma io, tesoro mio, che devo fare? Tu mi vizi. L'altra settimana tutto materiale. Mi hai mandato quel pacco enorme con tutto il materiale. Questa settimana tutte queste cose meraviglie. Mannaggia, oh. Ti mando un bacio, tesoro. Allora, questo è ciò che realizza lei, guardate che meraviglia. E se vi interessano le perle come a me interessavano moltissimo, perché ho intenzione di fare delle creazioni un po' particolari con il fimo, commentatemi il video, perché se volete fare un acquisto da lei di questo materiale, io vi do i suoi contatti. Non glielo dico pubblicamente perché mi ha chiesto lei di rispettare la privacy. Allora, questa sono i colori che lei lo sa, qui non rende, è il verde, il mio preferito. Lei sa, ormai sa tutto di me. Questo è il blu, però è un blu chiaro che qui non si vede molto bene, ma fa delle cose, vi prometto, me ne ha fatte a coppia per farmi fare gli orecchini, quello che io desidero. Cioè, è una cosa, mi vizia. Mi vizia e poi è di una bravura che non so dirvi. Ecco, vi faccio vedere la coccinella grande. Coccinella grande, guardate che carina che è. Tesora, questa ci deve portare fortuna a tutte e due. Ecco, è un amore. Vi faccio vedere questa piccolina. Vi faccio vedere anche i fiorellini. Cioè, è uno spettacolo, io non so lei come fa, io non riesco proprio a pensare di fare queste meraviglie. Guardate questo che cos'è. Lei sa anche che mi piacciono moltissimo i fiori, ormai sa tutto di me, quindi è inutile. E questa che è, secondo me, veramente uno spettacolo, cioè stupenda, questa carissima, te lo dico in anticipo, mi ci vedi fare un ciondolo per me, non la do a nessuno questa bella sfera grande, è troppo bella. E vi faccio vedere il tutto contenuto in queste bustine. Io non lo so che devo fare con lei, mi vizia, cioè vi dico che l'altra settimana mi sono trovata un pacchetto pieno di materiale per le creazioni e oggi mi trovo questo pacchettino, neanche tornata, mi trovo questo pacchettino di queste meraviglie. Quando l'ho aperto, potete immaginare come stavo, tutta felice, tutta inaspettate queste cose, veramente. Ma io che devo fare con te? Guardate quanto è bella questa. Proprio con queste nere ho in mente di fare qualcosa, perché queste non vedrete, non mi rimarrà più niente, vedrete. Ho in mente delle creazioni proprio. Cioè, io che devo fare con te? Dimmelo tu. Veramente. Grazie, tesoro. Grazie, grazie, grazie. Tantissimi baci. E niente, spero che vi siano piaciute le creazioni che lei ha realizzato per me, in modo che io posso realizzare altrettanto creazioni. E se siete interessate al materiale che io ho chiesto soltanto di queste sfere, ma lei mi ha fatto una sorpresa enorme, mi ha fatto di tutto, lasciatemi un commento sotto il video e vi darò i suoi contatti. Vi mando un bacio, un saluto e ci sentiamo al prossimo video con nuove creazioni e se riesco
anche se penso di no, perché devo consegnare tutto molto presto. Se riesco vi faccio il video delle creazioni che se ne vanno. Ciao tesori e tesori. Ciao tesoro!